Continuo questa puntata prenatalizia di un caffè fuori campo, sempre dal Dama 3, dopo l'apertura consueta sul Cuneo. Passiamo all'eccellenza, come ci capita spesso, un'eccellenza che ha chiuso i battenti, almeno per quanto riguarda il campionato, per questo 2013, l'ultima giornata dell'anno solare che ha visto risultati importanti. Uno di questi è stato la vittoria del Saluzzo contro la capolista Acqui, un'impresa dei Granata contro una formazione che, ricordiamo, aveva perso solo una partita in tutto il campionato. E noi parliamo di questa vittoria per 2-1 e poi di questo ottimo campionato del Saluzzo, che si gioca comunque l'accesso ai playoff, con Daniel Caserio, che è nostro ospite e che ovviamente ringraziamo per essere qui. Partendo dalla partita di domenica, sicuramente una grande soddisfazione per tutto l'ambiente, la vittoria contro la prima della classe che vi mantiene in orbita per il quinto posto. Sì, penso che la vittoria di domenica è stata molto importante per l'ambiente saluzzese, già che negli anni passati abbiamo sofferto tanto. Quest'anno le cose stanno andando molto bene e penso che è una motivazione in più per continuare a far bene e per crederci ancora che come gruppo possiamo fare delle grandi cose. Sì, una vittoria che arriva, cioè se la seconda sconfitta per l'Api consecutiva, che dà sicuramente ancora maggior risalto a questi tre punti conquistati contro una formazione che ha perso solamente due partite in tutta questa prima parte di stagione. L'assenza di Guy, te che sei una punta, quindi sai quanto pesano le assenze dei bomber, l'assenza di Guy può aver pesato su questi risultati? Sappiamo che Guy, anche qua in provincia di Cuneo, l'ha dimostrato, dove va vince il campionato. Credo che l'assenza di Guy e Russo sono state molto importanti per la parte offensiva dell'Acqui, ma credendo ai miei compagni e nella voglia che avevamo di fare questa partita con la maggior delle motivazioni, penso che non c'è stata partita e penso che potremmo aver vinto lo stesso anche con due attaccanti del genere. Sì, anche perché comunque la vostra fase difensiva senza nulla, cioè sembra veramente trasformata rispetto all'anno scorso, nel senso prendete molti meno gol. Anche rispetto all'inizio del campionato, dove qualche problemino c'è stato. Quindi. Esatto, quindi probabilmente l'inserimento di Caldarola al centro della difesa ha dato magari quella solidità in più. Ricordiamo che Caldarola è stato un giocatore molto importante per il Busca l'anno scorso, nonostante le retrocessioni, un giocatore di altra categoria considerato che era Chieri. Io penso che la incorporazione di Caldarola, la Padula, Faridi e altri componenti del gruppo, che in questo momento non mi ricordo di tutti i nomi perché sennò è una lista lunga, Gozzo, specialmente Andrea sta facendo un grandissimo campionato, penso che ha dato all'ambiente il tocco giusto, perché non c'è gente di fuori, di torinese e gente di saluzzese, quindi questo influisce tantissimo nel risultato di una partita, perché il gruppo va sempre dalla stessa parte, non come gli anni prima che ce n'erano queste piccole situazioni incomode dentro lo spogliatoio, che quest'anno veramente non ci sono. Fermo ancora un secondo la parola, c'è da dire che mister Cederino sicuramente si sarà ricordato di Gozzo, che l'anno scorso l'ha condannato alla retrocessione con l'Olmo, magari ha detto meglio averlo dalla propria parte rispetto a dietro, non si sa mai, diciamo che... questo non lo so, dovresti chiedere a Cederino giustamente. Sicuramente meglio in difesa, centrocampo giocatori importanti, però poi in attacco c'è questo duo la Padula Caserio che sta facendo grandi cose. Tu come ti trovi con questo giocatore, come caratteristiche? Avete caratteristiche talmente compatibili che formate una coppia perfetta o come? Ecco, come vi fa giocare il mister? Cosa vi chiede? Perché sicuramente
Ok, c'è la fase realizzativa, ma penso che facciate anche un lavoro importante per la squadra. Per mio punto di vista, come vedo io questa situazione tra me e Davide, è che siamo molto complementari, nel senso che parliamo la stessa lingua, ci cerchiamo, trattiamo di giocare insieme e proviamo a non essere egoisti uno con l'altro, perché la maggior parte delle punte le sapete bene che ognuno cerca di fare il più numero possibile. A me, con quanto mi riguarda, io non sono un attaccante che vive per il gol, io prefiero il tre punti, e si fa gol Davide sono contento, se lo faccio io ancora meglio, se lo fa Moreno ancora, ma l'importante di questa situazione qua è i tre punti e fare un bel campionato, perché alla fine sono i numeri che contano, e se il Saluzzo fa bene vuol dire che abbiamo fatto bene tutti. Sì, il Saluzzo che fa bene e nella prima parte del campionato stride un po' con quello che è stato l'andazzo degli anni scorsi, perché Saluzzo era la squadra famosa per partire sempre male e poi tipo rincorre in maniera disperata la salvezza, con acquisti imprevisti nel mercato di riparazione, con acquisti delle parti più stravolgenti d'Italia, riuscire sempre ad arrivare. Cosa è cambiato? Te che conosci bene il presidente, cosa è cambiato nella testa di Patron Boretto per dire quest'anno magari mi evito un infarto e inizio magari già a fare dei punti? Anche perché non può andare sempre bene, che azzecchi le mosse tipo la cavalla, ecco. Esatto. Io sicuramente penso che Piero ha pensato bene e subito fare una struttura di squadra. È rimasta una base importante di quella che eravamo l'anno scorso e si sono aggiunti dei giocatori che hanno sposato la causa salusese, e penso che alla fine i numeri stanno dando ragione a questa situazione, a questo mercato estivo che è stato molto buono, e penso che con i vecchi salusesi, Boscolo, De Maria, Bessone, Marzanatti, siamo stati quelli che sempre abbiamo dato, ho messo la faccia nella situazione negativa del Saluzzo, perché alla fine tante persone sono arrivate a Saluzzo, dopo si sono andati via e non si ricordano più che il presidente Boretto si è comportato molto bene con questa persona qua. Quindi io penso che la salvezza dell'anno scorso è più merito del gruppo saluzzese e non di quelli che sono arrivati dalla parte di fuori, come voi chiamate, dell'entreterra. Sì, appunto, un giocatore che quest'anno è andato via aveva fatto molto arrabbiare il presidente Boretto è stato Luca Tortone, che è andato a Dronero. Ecco, io detto da magari in modo brutto pensavo che questa assenza pesasse molto sull'economia difensiva del Saluzzo. Ecco, è bastato Caldarola per mettere, diciamo, a tacere questi movimenti, questi pensieri, oppure secondo te c'è stato un lavoro di mister Cederino sulla fase difensiva che ha fatto sì di avere una maggior solidità? Penso che è stata l'incorporazione di giocatori come Caldarola a fare non sentire l'assenza di Luca, e il grande lavoro del mister a sapere armare bene questa squadra e sapere darle l'input giusto per avere questi risultati che abbiamo. Tu come hai vista la partenza di Luca? Nel senso, ti ha sorpreso o era nell'aria? Allora, io su questo discorso io non ci voglio entrare, perché sono delle situazioni molto personali. Io quando tante volte con il patron, con Piero, ha deciso di io poter tornare a Saluzzo, io sempre ho fatto delle mie scelte personali. Quindi questo è sempre un tasto che io non voglio entrare, non voglio neanche commentare, perché ognuno saprà le decisioni proprie, come sono state o prese o qual è stata la motivazione per fare questa scelta. Ecco, voi continuate la vostra rincorsa alla zona playoff, una zona playoff che è veramente combattutissima quest'anno e anche molto strana, perché basti pensare che l'Aquila ha perso due partite di fila, ma il suo vantaggio è rimasto praticamente immutato su quelle che poi sono quelle, come chiamo io, le non inseguitrici, perché comunque il Cavour, che attualmente è secondo col Bianarossa Sole, ha 14 punti di distacco. Ecco, secondo te nella seconda parte di stagione verrà fuori qualcuna che metterà
al sicuro il secondo, il terzo, il quarto posto e magari ci sarà una sola rivale per arrivare quinto, o sarà un gruppone continuo fino alla fine e magari l'ultima giornata ci scappa pure, ci scappano pure magari dei risultati che ti ribaltano completamente la situazione, e se ci sarà una squadra in particolare con la quale dovrete lottare per il quinto posto, ammesso e non concesso che poi voi arrivate non quinti ma quarti, perché le distanze sono quelle lì. Allora, penso che quest'anno il campionato di eccellenza di Girone B è molto equilibrato, perché entro la zona play-out e la zona play-off ci sono pochi punti di differenza, quindi penso che si giocheranno fino alla fine per vedere chi entra in 5 per andare al play-off. Per me sicuramente il campionato lo vince l'Acqui, perché è strameritato e non c'è niente da dire su questo fatto qua, perché l'Acqui è veramente una squadra molto ma molto competitiva. Per le altre invece saranno sempre queste o magari vedi il rientro per esempio della Caraschese che sta arraspando, ma che alla fine con un paio di risultati di fila si rimetterebbe in corsa, secondo te? Secondo me ce la giocheremo tutti fino alla fine, e quindi, ma io sicuramente penso più nel Saluzzo che alle squadre, alle altre squadre. Io devo pensare che il Saluzzo deve far bene, devo pensare che il Saluzzo deve arrivare prima alla salvezza e dopo pensare a obiettivi maggiori, però il nostro obiettivo principale è la salvezza. Penso che abbiamo un piede dentro la salvezza e continueremo su questo piede. Sì, anche perché conoscendo l'ambiente Saluzzo, essendo un saluzzese, e conoscendo anche l'istrionico presidente, credo che un'eventuale promozione in Serie D lo farebbe, diciamo, probabilmente prenderebbe il tuo posto in Argentina a fare l'allevatore di tori magari. No, penso che il presidente sarebbe molto contento se arrivasse a questo obiettivo, perché lui più che un presidente è un tifoso. Lui ci tiene a questa squadra, a questa società. Penso che sarebbe molto bello poter vincere qualcosa con il Saluzzo. Io me lo auguro di riuscire a fare qualcosa di importante per questa società, perché a me mi ha dato tanto, specialmente il signor Boreto. Quando sono stato in un momento di difficoltà lui mi è stato molto vicino. Capitolo altre cunesi, prima di passare poi alla partita, al doppio scontro di Coppa molto importante per voi, perché comunque avete non solo il campionato ma anche un obiettivo alla portata come quello della Coppa Eccellenza. Allora, Benarzole secondo posto, aspettando poi i recuperi della Valenzana e del Cavour. Innanzitutto, ti aspettavi questa Benarzole così in alto? È stato decisivo l'arrivo a centrocampo di uno come Rolandone, che effettivamente sta dando quella continuità di prestazioni alla squadra, che stava comunque vivendo un momento un po' altalenante, con l'arrivo di Rolandone, ovviamente non sarà solo merito suo, ci mancherebbe, però i risultati si sono visti. E poi le altre, la Caraschese ne abbiamo parlato, poi ci sono tutte le squadre impegnate per evitare la retrocessione, il Fossano che ha due pareti da recuperare, ecco. La classifica attuale rispecchia poi quello che secondo te sono le vere forze del campionato, o anche qui ci saranno poi cambiamenti nel corso del torneo? Penso che ci saranno dei cambiamenti nel corso del torneo, perché una squadra come il Cherasco sicuramente sta passando un momento negativo come possono passare tutte le squadre. E il Benarzole ha dei grandissimi giocatori, è arrivato Rolandon, come dici te, un giocatore esperto, ma io conoscendo Pregnolato, Vittorio Bono, sono dei giocatori che in queste categorie ti fanno le differenze, no? Quindi penso che il Benarzole è una di quelle squadre che lotterà fino alla fine. Beh, voi siete, diciamo, un po', nonostante la scaramanzia di rito che adesso dica la cosa salvezza, l'obiettivo salvezza, ok, però voi la zona salvezza la vedete già da un punto molto più alto. Delle cunesi in zona retrocessione, play out direi, perché retrocessione diretta credo che, nonostante gli ultimi risultati, credo che purtroppo a Atletico Gabetto e Sporting Cinisia non me ne vogliano i sostenitori, comunque
il distacco potrebbe aver già segnato il loro campionato, nonostante un Cenise a Corsaro al Natale Berardo. Infatti, però hanno i risultati, però comunque dovrebbero avere chiaramente un filotto clamoroso di risultati, che noi comunque gli auguriamo, però è difficile pensarlo al momento. Ecco, secondo te chi vedi peggio? Busca, Olmo, Fossano? Perché sono queste tre squadre, escludendo chiaramente a Carraschese, che nonostante sia lì, non penso che alla fine della fiera potrà essere lì a fine anno. Ti sembrerà una cosa strana, però io mi auguro che vadano qualcuna squadra torinese, no del Cunese. Io preferisco avere più squadre nel Cunese, abito nella provincia del Cuneo, non mi sembra il caso di dire io mi piacerebbe vedere retrocedere il Busca o il Fossano o l'Olmo. Io penso che maggiore squadra ci sono nel Cunese, maggiore rappresentanza abbiamo in tutta la provincia, e facciamo sentire che nel Cunese si possa fare anche del calcio dilettantesco, però bene. Però bisogna dire che queste squadre finora, a parte il Busca all'inizio stagione, sono sempre state praticamente in zona play-out. Secondo te cosa deve cambiare per... Vabbè, il Fossano c'ha queste due pareti da recuperare, però ovviamente contro Cavour e Valenzana, anche facessero 0 punti, ci sta, perché sono squadre veramente importanti. Secondo te cosa deve cambiare? Per esempio l'Olmo, praticamente tutto il campionato che è lì, borderline, a ridosso della salvezza, ma non riesce mai a scattare. Al momento di scattare toppa la partita e si ritrova di nuovo lì. Cioè, secondo te? Secondo me uno deve vivere nell'ambiente del Busca, vivere nell'ambiente dell'Olmo per vedere quali sono i problemi. Io ti posso dire i problemi che noi avevamo l'anno scorso: non c'era proprio una squadra, era mal fatta la squadra, non c'era un sistema di gioco, quindi io non ti posso rispondere a questa domanda, perché veramente entrare nel particolare di una società che non sappiamo i problemi che ci sono dentro la società, poi tante volte si fanno dei mercati perché economicamente le società non si possono permettere di prendere certi giocatori e si devono arrangiare con quello che possono prendere. Quindi io penso che loro sapranno i suoi problemi, noi abbiamo anche i nostri, quindi che in bocca al lupo a queste società che si trovano al ridosso del play-out. Sì, diciamo che sarebbe bello con la Virtus Mondovì in cima al campionato di promozione magari avere quella Cunese che sale e nessuna che scende. Questo lavoro chiaramente lo facciamo, i torinesi ce la diranno, ma magari non soffrendo come l'anno scorso con Olmo e Saluzzo, che se la sono giocata fino alla fine. Tu, tra parentesi, l'anno scorso doppietta, o sbaglio, giù a Cenise, se non mi ricordo male, una su punizione subito, poi c'è stato il pareggio e poi di nuovo segnato te a fine primo tempo. Quindi diciamo che se Saluzzo è qua, è ancora in eccellenza, ha potuto fare questo mercato, soprattutto il merito di Daniel, che l'anno scorso ha affossato il Cenise laggiù su quel sintetico. No. Tu hai giocato col CBS, no? CBS, Cenise era già retrocessa da penso metà campionato. Io ho Cenise, ce l'ho. Si è rimasto. Per andate e ritorno. Ti è rimasto del 2-0 al 3-2. Diciamo che io non c'ero per la partita, però mi ha raccontato di un attimo di svenimento globale. Tu, complimenti a chi ha portato a casa i 3 punti. E a Mister Di Gianni, che salutiamo. E a Mister Di Gianni, che sappiamo che ci segue tutti i mercoledì, quindi noi lo ringraziamo. Questo mercoledì sarà contento di seguirci. Molto contento di seguirci. Allora, capitolo Coppa Italia. Coppa Italia, avete preso la squadra novarese dell'Osmo. Una partita che sarà tra poche ore. La situazione qual è? Allora, giocheranno i titolari, perché ormai bisogna ballare, oppure largo comunque a un moderato turnover? Questa domanda dovresti averla fatto a Mister Celerino. Io penso che il mister, se siamo nel ballo, bailiamo. Penso che farà la formazione
migliore per poter ottenere un risultato storico anche per il Saluzzo, perché penso che sono anni e anni e anni che non si arriva a una semifinale, e quindi questo sarà una motivazione in più per poter far bene, già che domenica abbiamo ottenuto una grandissima vittoria, siamo sul piede di carico e quindi mi auguro di poter fare il risultato domani. Anche perché, se non mi ricordo male, la situazione è questa, che voi doveste passare il turno e l'altra finalista fosse già promossa, cioè vincesse il campionato fine anno, voi sareste promossi in Serie D. Me lo auguro. Perché la vincitrice della Coppa d'Eccellenza, anche la Coppa d'Eccellenza, non solo la Coppa Promozione. Sì. Attenzione, qui potrebbero svelarsi nuovi altarini. Mi sembra proprio di sì, infatti era proprio una situazione da valutare, perché chiaramente sarebbe interessante capirlo a questo punto. Sicuramente, sicuramente sarebbe una cosa molto bella raggiungere la Serie D vincendo la Coppa Italia, ma sai, ancora dobbiamo giocare, stiamo sognando, sogniamo finché che il sogno sia bene. Vabbè, siamo sotto Natale, quindi può darsi che Babbo Natale ci porta un bel regalo, e me lo auguro che sia anche con questa vittoria della semifinale Coppa Italia. Babbo Natale vi porta la semifinale e poi la Befana, visto che ci porta la finale, sarebbe ideale. Ricordiamo che tra l'altro noi il doppio confronto Saluzzo-Osmo lo seguiremo in diretta, sia la gara d'andata sia la gara di ritorno, quindi nel caso non riusciste ad andare allo stadio, in particolare nella gara d'andata che giocherete in casa, noi ovviamente vi daremo poi tutti gli aggiornamenti. Sempre riguardo a questa partita, questi avversari avete avuto modo di conoscere un attimo qualche giocatore, avete presente un po' come giocano, magari in casa possono essere pericolosi? Giusto, stavamo parlando prima, ho avuto la fortuna di poter giocare in tutti i due gironi d'eccellenza A e B, e conosco tantissimo i giocatori di loro, ci sono due grandissimi attaccanti, uno è Poi, Riccardo Poi, grandissimo attaccante, quindi è una squadra molto ma molto molto forte, e mi auguro che, non so, che il viaggio mi fa venire crampi, qualcosa del genere, per poter ottenere maggiori risultati, però sicuramente domani sarà una partita molto difficile, ci la giocheremo con tutte e migliori degli impegni, e dopo che Dio dia anche la sua benedizione. Magari qualcuno lavora mercoledì pomeriggio, ma una semifinale penso che qualsiasi persona chieda un giorno di riposo per farsi una partita del genere. Chiediamo ai datori di lavoro dei giocatori dell'Osmond di non concedere ferie in tempi di crisi. Ecco, un'ultima cosa da parte mia, se non sbaglio, domenica con l'Acqui c'era uno stadio abbastanza pieno, gremito per questa partita. La città come sta rispondendo a questi risultati? Perché ovviamente l'anno scorso è stata un'annata così, quindi immaginiamo che il tifo sia stato poi non proprio incredibile. Quest'anno i risultati stanno portando un po' più di entusiasmo nella piazza, ovviamente domenica c'era l'Acqui, quindi è una partita comunque a sé contro la capolista. Più in generale state vedendo anche i frutti dei risultati sotto questo punto di vista? Sicuramente qualcosina del popolo saluzzese si è avvicinato di più, ma sicuramente noi ce la mettiamo tutta, la gente di Saluzzo deve capire che noi siamo dei ragazzi che giochiamo a calcio, e ogni tanto un po' di tifo non fa male, ti dà quegli impunti in più per poter far bene. Io per fortuna ho tutta la mia famiglia che viene a fare il tifo, specialmente mia moglie, mia suocera e il figlio della mia compagna, perché ben sapete che c'è tutta la famiglia che gioca a calcio. Quindi mi auguro che anche il settore giovanile, i genitori, portano i bambini a vedere le partite, perché è bello di vedere, è bello di far crescere questi ragazzi con un calcio pulito come quello dilettantistico. Quindi fare crescere questi ragazzi non sarebbe male anche guardando una partita, no? Perché tante volte impari meglio guardando una partita dal vivo che guardandola in televisione. Forse un peccato che questa doppia semifinale vi siete ritrovati la gara in casa il mercoledì, che magari la domenica potevate avere magari un supporto maggiore. Mercoledì si sa, mercoledì pomeriggio
pomeriggio, difficile magari che lo stadio possa essere pieno. Sicuramente, però il calendario ha dato questo, purtroppo noi dobbiamo adeguarci a queste situazioni qua, specialmente le società, perché giustamente è qualcosina di più di incasso per le società che in questo momento fanno grandissima difficoltà a poter gestire e amministrare un campionato come l'Eccellenza. Io invece di domande ne ho ancora un paio. No, la prima, abbiamo parlato di settore giovanile e di pochi giorni fa, che anzi pochi giorni fa, ieri, che Alessandro Birindelli, il giocatore della Juventus, si è reso partecipe di una bellissima azione, nel senso che tu alleni Pulcini 2003 del Saluzzo, tu alleni gli esordienti del Pisa e ha sospeso una partita perché praticamente i genitori da fuori hanno iniziato a far casino. Ecco, questo messaggio purtroppo, da quello che si emerge, non verrà accolto perché verrà data una multa al Pisa per aver sospeso la partita. Secondo te è questa la mentalità da avere, nel senso che bisogna educare prima di tutto i genitori, prima dei figli? Allora, i ragazzi di oggi penso che non sanno lo che è il sacrificio di ottenersi le cose. E tante volte noi genitori sbagliamo, perché sono genitore anche io, di accontentare in tutto quello che ci chiedono. E quindi io penso che lo sport, la convivenza con altri ragazzi, fa bene ai ragazzi a poter farli crescere. E i genitori tante volte per fare il tifo rischiano solo di andare oltre lo che è il tifo, quindi io sono molto d'accordo su questa sospensione che ha fatto della partita, perché il genitore devono fare il tifo, non fare l'allenatore e non fare qualsiasi tipo di scena, perché dopo noi siamo sempre per i nostri figli, quindi dopo dice: ah, l'ho fatto papà, lo posso fare anche io. Questo mi sembra quello che è successo in realtà nella partita della Juventus, della famosa partita dove c'erano i bambini in curva che hanno urlato, non so se può dire M puntini puntini. Vabbè, ormai l'ho detto. Poi tanto ti mettiamo un beep. Ok, hanno urlato. Se no poi veniamo squalificati per discriminazione territoriale. 5.000 euro di multa sono un po' tanti, ci chiudono i tavolini. Allora, chiaramente se questo esempio lo dà la curva, che quindi i bambini si sentono autorizzati a farlo, e questo non è un bene. Ultimissima domanda da parte mia, poi chiudiamo, ti lasciamo andare. Però tu hai fatto un'altra fine importante nel tuo passato, perché sei nato calcisticamente al Boca Juniors, che proprio non è l'ultima squadra, anzi è la prima squadra d'Argentina, con il River Plate o meglio? Immagina che risposta. No. E darvi anche quel caso. Ecco, raccontaci un po' qual è brevemente stato l'aver la possibilità di giocare in una società gloriosa come il Boca Juniors. Vi racconto un po' molto velocemente. Giocavo in una società provinciale come il Saluzzo, sono andato a fare un torneo a livello provinciale con la rappresentativa del mio paese, che vendeva essere la rappresentativa cunese, dove in quel torneo lì ho vinto il capocannonieri. In quella epoca lì c'era un ex giocatore che si chiamava Marsolini, dove lui mi ha osservato e mi ha tenuto a stretto contatto. E per fortuna ho esordito in prima squadra provinciale come Saluzzo a 14 anni, e dopo sono stato subito comprato del Boca Junior all'età di 14 anni, dove grazie a Dio ho avuto dei grandi compagni. Tante volte mi dicono: ma te non parli mai, non mi piace parlare di queste cose qua, quindi sono ricordi che me le tengo per me. Ho fatto fino a 21 anni al Boca Junior, sono stati, penso, una delle esperienze più belle della mia vita, perché il Boca Junior mi ha permesso di poter ricorrere tutto il Sud America, mi ha permesso di poter andare e giocare un mondiale under 17 e vincere un sudamericano under 20, e quindi io sempre devo
devo ringraziare a questa persona qua per quello che mi ha permesso di fare. Mi ha preso di piccolo, mi ha fatto crescere, ho dovuto andarmi a 1250 km di casa, abitare in un residence, quindi la vita si fa molto diversa a quella di questi anni. Quindi io sono da tanti anni che sono in Italia, sono da solo perché i miei genitori sono in Argentina, mia sorella sono in Argentina. Grazie a Dio c'ho mia compagna che è piemontese e quindi sto molto bene. Ringrazio anche a loro perché mi hanno accolto molto bene. Ci sono stati un po' di momenti che volevo smettere di giocare e tornare, però grazie a Dio lei mi ha dato quelle spinte in più, anche nonna e i ragazzi mi hanno dato la forza di non smettere, perché veramente mi avevo stufato in questo ambiente molto particolare. Allora, noi ringraziamo Daniel per essere stato nostro ospite, ricordiamo ancora una volta che doppio confronto di Coppa Italia, che vedrà Saluzzo impegnato contro l'Osmos Suno, potrà essere seguito su ideawebtv.it, ci saranno tutti gli aggiornamenti del caso e poi anche ovviamente tutti gli approfondimenti del post partita. In bocca al lupo.